che gli strappa un importante pari al Milan dopo una partita dai due volti, un avvio con grande ritmo e grandi occasioni, un secondo tempo in cui ha dovuto faticare parecchio ad arginare il gioco rossonero. Lo dicono anche le statistiche della dominanza del Milan, perché in quanto a possesso palla 34 minuti e 56, 60% contro i 23-19, il 40%. Nella propria metà campo il Cagliari è stata chiusa per il 65% del tempo, il Milan nel 35%. Statistiche di squadra, i tiri in porta 14 del Milan, 7 del Cagliari, di questi 3 nello specchio della porta da parte rossoblu, 7 quelli del Milan, tiri in porta su azione da palla nativa 1 dei rossoneri, mentre su azione tiri in porta da area di rigore 2 del Cagliari, 6 del Milan, dominio che continua anche nei tiri da fuori, 7 per il Milan, 4 per il Cagliari. Le parate sono quelle che fanno la differenza, sono 4 quelle di Cragno, le occasioni a gol nettamente a favore rossonero 14-5, e qui insomma si dimostra il fatto che il Cagliari ha dovuto fare una partita soprattutto di difesa. Andiamo a vedere anche le performance chilometriche dei diversi giocatori. Barella è quello che ha corso di più nel Cagliari con una media non altissima, 0.506, alle sue spalle Pavoletti a testimoniare il grande impegno del calciatore, 8.115 con 0.806, anche una certa velocità. Infine al di sotto ci sono Bradaric, anche lui premiato con un bel voto, e compare anche Castro però tra quelli che hanno corso tanto, 7 km 6.64 sono i primi 5. Per quanto riguarda Maran, che è stato capace di variare spesso il tema di gioco e la struttura della squadra, voto 7 per Maran, che è stato veramente molto bravo a studiare la strategia, quindi stratega per Maran è il termine, l'attributo giusto. Andiamo a vedere ciò che riguarda invece i giocatori. Cragno, 95 minuti giocati, un gol subito ma 4 parate importantissime. Per lui il voto non può che essere positivo, l'aggettivo che utilizziamo è prodigioso, 7,5 per Cragno. Serna, 95 minuti giocati, non tanti i palloni, 43, comunque il riferimento della squadra sull'esterno, molto di più di Padoin, molto di più a destra che a sinistra, 30 i palloni giocati, 4 recuperi, una palla persa, una partita comunque positiva, immancabile Serna, 6,5. Romagna al centro della difesa, ha giocato 39 palloni, 30 sono andati a buon fine, 6 recuperi di palla senza perdere neanche uno, puntuale, 7 per Romagna. Clavan, 40 palloni giocati, quasi quanti Serna, 38 palle utili, ciò significa che ha sbagliato quasi niente, un fallo subito e 2 recuperi di palla, anche un pallone perso. Anche Clavan si è dimostrato un giocatore affidabile, l'aggettivo è solido, il voto è 7. Per Padoin una partita al di sotto della sua media, perché ha giocato meno palloni della corsia di destra dove c'era Serna, 29 i palloni giocati, 20 comunque andati a buon fine, un recupero di palla, 2 palloni persi, uno pesantissimo. Per Padoin il voto è 6, diligente la sua prova. Per quanto riguarda invece Castro ha giocato 34 palloni, 28 sono andati a buon fine, abbastanza preciso, 2 falli fatti senza averne subito, 4 recuperi ma anche 3 palle perse. Castro è costante nel suo rendimento, che per ora si attesta con voto 6. Bradaric ha interpretato 2 ruoli nell'ambito della sua partita, sempre un riferimento comunque per la squadra. Crescono il numero dei palloni giocati, 50 con 39 passaggi riusciti, bella la media, 3 i recuperi di palla, un solo pallone perso, ha giocato anche da difensore centrale. Per Bradaric una buona partita, lo abbiamo definito la bussola, 6,5. Barella è stato uno dei giocatori più importanti della squadra, 63 palloni giocati, veramente tantissimi, 37 andati a buon fine, 5 falli subiti senza averne fatto, 4 recuperi di palla, un pallone perso. Per Barella si tratta di una prova importante, 7,5 il voto, inesauribile l'aggettivo. Joao Pedro ritornava dopo tanti giorni in cui non giocava ed è stato implacabile, anticipiamo così anche quello che è l'aggettivo suo, il gol, 29 palloni giocati, 12 andati a buon fine, 3 i palloni recuperati, 6 le palle perse, non è certo ancora al top, ma il gol vale tanto, 7 per Joao Pedro.
Farias è la nota stonata della partita, 12 soli palloni giocati, 3 solamente andati a buon fine, 3 falli fatti, uno solo subito, 5 palle perse senza averne mai recuperato, smarrito, il voto per Farias è 5. Pavoletti, è stata una partita di grande sacrificio, ha avuto un'occasione a gol, ha giocato 32 palloni, la metà dei quali andati a buon fine, ha recuperato 2 palle e ne ha perso solamente una. Per Pavoletti l'aggettivo è sacrificato, il voto 6,5. De Sena senza voto, ha giocato troppo poco tempo. Ionizza invece ha giocato 43 minuti, 13 palloni giocati, 9 andati a buon fine, buona la media, un recupero di palla e una palla persa, buona comunque la prova. Presente Ionizza, come è stato chiamato, presente appunto è anche l'appellativo che gli diamo. Marco Sau, anche lui ha giocato 31 minuti, 8 palle giocate, una sola andata a buon fine, 2 palle perse, un'occasione sprecata banalmente, anche Sau non è al top, disorientato l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, 5,5 il voto. Questi in sintesi i voti che abbiamo dato quindi ai diversi protagonisti: Maran, strategico, il voto è 7, Cragno, prodigioso, 7,5, Serna, immancabile, 6,5, Romagna, puntuale, 7, Clavan, solido, 7, Padoine, diligente, 6, Castro, costante, 6, Bradalic, la bussola, 6,5, Barella, inesauribile, 7,5, João Pedro, implacabile, 7, Farias, smarrito, 5, Pavoletti, sacrificato, 6,5, De Sena, senza voto, Ionizza, presente, 6, Sau, disorientato, 5,5.